Buona Pasqua a tutti quanti, ben ritrovati, eh? Te pensavi che avevo smesso, eh? Cioè, stavi quasi a credere che avevo smesso. Allora, io stavo, logicamente, sono partito, ero molto indaffarato, non ci ho avuto più tempo e modo di fare una registrazione. Mi sono fermato, tra virgolette, oggi si riparte, oggi si prega, si magna, oggi si magna. Oggi è Pasqua, quindi nuovamente tanti auguri a tutti. E sono dovuto stare in giro, sono stato in giro, ho fatto una marea di cose. Sono stato a Torino, ho conosciuto tante persone. Vado a salutare tutti quanti gli amici di Torino che hanno partecipato alla cena barra petizione della richiesta nostra della Sottozero, quindi sta cosa è andata in porto. E pensa, e pensa, pensa, pensa che mi ha detto, cioè mi vogliono fare una sorta di regalo, no? La Sottozero riuscirà il 18 aprile, il giorno del mio compleanno, quindi figurate un po'. È stata un'emozione, bel 2 giorni intensi, divertenti, allegri, coinvolgenti, perché sono stati coinvolgenti, ho conosciuto tantissime persone brave, simpatiche, umili, senza troppi grilli nella testa, ne girano parecchi, ne girano parecchi. Ho sentito proprio un'accoglienza, sono rimasto anche stupefatto dal fatto che appena sono entrato dentro così, il locale, abbiamo fatto questa mega, mega raduno, festa, tutti quanti mi hanno esultato e questa è una cosa favolosa, favolosa, ma non perché so qualcuno, ma semplicemente perché mi fa piacere, è come se un vecchio amico ritorna da lontano, da un paese straniero, ritorna finalmente a casa, alle origini, e quindi c'è il fargli sentire il calore delle persone, no? Vabbè, non me lo so spiegare, però comunque è stato così. È stato molto 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 bello. Ripeto, ho conosciuto molte persone vere, no? A differenza di tanti amici che c'è su Facebook, che so, magari amici della vita che non te parlano mai, non ti scrivono mai, e se te parlano, no? Fanno finta di magari che ti hanno incontrato per strada, fanno finta di niente. Allora, ritorniamo a noi. Guarda, io vado a ringraziare Alberto, grazie Alberto del regalo che mi ha fatto, perché me ne ha portate due. Pensa, l'ho firmate e una me l'ha regalata, quindi grazie mille, grazie mille. E poi c'è anche Matteo che mi ha chiesto come firmi a ciotola, è una cosa che non ci si può credere, non ci si può credere. Ancora sto cercando di realizzare quello che è successo su. Comunque sia, non sarà l'ultima volta, credo, che vado su, anche perché con gli amici mi sono trovato molto 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 bene. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata. Mi sono divertito, è stato bellissimo, è stato bellissimo. Poi ti dico un'altra cosa. Stavolta ho fregato, anzi no, ho fregato, stavolta per fortuna proprio, ci ho avuto la possibilità, aspetta e ti dico bene una cosa, aspetta, scusami un secondo perché dove costituito il telefono ormai è diventato un macello, proprio un gran macello. Te credi che avevo smesso di aprire, eh? Ci stai per credere, eh? Ci stai proprio a credere. Vado comunque sia, vabbè, queste me le leggo dopo. Vado a ringraziare Fabio perché Fabio è venuto da Extro perché io sono stato là 2 giorni e mi sono divertito tantissimo. E è venuto e ha fatto degli acquisti e un acquisto me l'ha regalato a me. Io ti ringrazio tantissimo, Fabio, veramente grande. Grazie, 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 grazie. Finalmente ce l'ho anche io, la Hercules. Siccome per me questo sapone è un. Non lo so, è spettacolare, c'è un profumo spettacolare che oggi andrò poi a abbinare con un altro aftershave. Buongiorno, siamo arrivati, siamo arrivati, mancava sta cosa. Quindi ci ho avuto la fortuna di ricevere questo dono, questo bellissimo dono, ma non solo uno l'ho ricevuto, ho ricevuto pure, ringrazio Tony per questo regalo, un martelletto per battere i perni, i pin dei rasoi. Eppure altre cose, perché essendo piccolo l'ha autocostruito lui, l'ha fatto lui con le sue mani. Quindi grazie Tony, grazie mille, salutami. Cristian, non mi sbaglio, Dica non mi sbaglio. Ok. Allora, in 4 giorni che non registro più, ci sta a perdere un po' anche la mano. Ci sta, eh? Ci sta. C'ho un problema oggi di luci perché mi si è fulminata la lampadina, quindi oggi sarà un pochetto così. Ah, poi ieri sera abbiamo fatto un aperitivo su a Frascati dagli amici cari. Siamo divertiti, c'è venuto a trovare pure un'altra persona molto conosciuta nell'ambito della rasatura, dei barbieri veri e propri.
Quindi mi ha fatto molto piacere perché c'è stato questo scambio di informazioni tra professionisti e questo è sempre bello vederlo, no? Come fanno certi che mascherano tutto quanto, pure nei video fanno finta di essere bravi, mascherano perché non dicono determinate cose o tutte le verità, cioè giocano un po' sopra. Però è bello quando c'è lo scambio culturale, eh? Però molte persone ritorno a dire un'altra volta che anche in altre circostanze non so così tanto cristalline come cercano di far vedere. Purtroppo lo sto constatando, lo verificano anche le altre persone, quindi di conseguenza è qualcosa che non va. Forse perché generano troppi interessi. Vabbè, noi usciamo fra gli interessi perché, come vedete, io questa ce l'ho, grazie. Un'altra volta ringrazio Fabio, quindi a maggior ragione non posso dire niente. Soltanto che essere contento di ricevere ogni volta questo tipo di trattamento favoloso e strepitoso. Ripeto, da amico, no? Da nessuno. Non è che so nessuno, ritorno a dirlo un'altra volta, ammazza e palle, questa è sempre la stessa cosa, però purtroppo è così, lo devo dire, quando lo devo dire, lo devo dire. Aspetta. Allora, stamattina, visto che mi devo sbrigare, stamattina ho deciso di utilizzare giustamente l'Hercules e vado ad utilizzare il Friodur che mi era rimasto, questo qua, questo. Che questo penso proprio che io me lo tengo nella mia collezione privata perché se no non ce n'ho neanche uno. Quindi vado a utilizzare questo qua e vado ad utilizzare il set cavallo, cavallo e ciotola. Ormai io solo con questa so montare. Cioè riesco anche con le altre, però ci metto un po' di più. Preferisco 100 volte questa perché ci metto 2 secondi a fare il montaggio del sapone. Sacca mia. Ma hai capito? Ma hai capito, sì. Insomma, capito? È stata una bella gita, una bella scampagnata. L'ho fatta veloce, veloce con freccia rossa. Manco te ne accorgi, 4 ore stai su. Uno spettacolo, guarda. Poi dobbiamo organizzare la rimpatriata su con alcuni amici che sono qua di Roma e vogliono andare su. Quindi ci muoveremo, certo. Poi se prende piede sta cosa possiamo andare anche in giro in qualche città, se raduniamo, facciamo, oppure fa tipo un mega evento per chi può venire, ma no, evento perché ci sto io, perché uno se conosce l'altra persona di persona, si scambiano le amicizie, ma una marea di cose possono succedere, una cosa che succedeva tempo fa, prima dell'avvento di Facebook. È la verità. E lui dice, sì, ma però usiamo anche noi. Aspetta. L'ha trovato? Certo. No, buono rubbe. Anzi, ti fa il caffè. Mi sta mal trattato male. Ah, Oh, hai visto? Così si fa. Oh. E sì, dicevo, perché quando non c'era Facebook, un po' d'amicizia ancora tra le persone che si conoscevano. C'era, adesso proprio sembra proprio che uno non conosce l'altro, fa finta di niente, ritorno a dire perché questa è una cosa che mi ha proprio colpito, veramente, veramente, veramente mi ha colpito, quindi vabbè, noi andiamo avanti. Ah, a proposito, dopo devo provare sta cera qua, mi hanno detto no, io ce la trovo bene, è della Clubman e la voglio provare, vediamo che esce fuori. Allora, visto che io non sono professionista, quello che dico è frutto della mia esperienza diretta sul campo, no? Non prendete mai le mie parole o le mie, tra virgolette, recensioni come oro colato. Ve lo dico perché poi c'è qualcuno che magari potrebbe insinuare, no, che io do dei consigli seri, importanti. Tu, se li vuoi seguire, i miei, diciamo, le mie tecniche, chiamale così, le mie modalità, fallo pure. Ma se te ci trovi bene, tutto ti è guadagnato. Se non te ci trovi, non rompe le palline, capito? Solo per questo. Allora, sono ritornato a casa, mi sento urla questo, quell'altro, e siamo ritornati alla normalità. Allora, stamattina faccio un grande azzardo, non avendo. No, quasi quasi no, aspetta, no, ci voglio abbinare qualche cosa, perché volevo andare a secco, però siccome c'è la pelle un po' troppo secca, nel vero senso della parola, mi ci metto qualche cosa per dargli un aiuto in più. E stamattina volevo prendere, sono deciso se prendermi il mio preferito. Ormai questo è il mio preferito, il tabacco verde, la crema pre-barba, ce ne metto un pochino, ma vado a massaggiare. Ah, c'è il tappetino.
dici, ma te potevi fare barba su? Eh no, non me la potevo fare perché c'erano talmente tante cose da far su, da conoscere tante persone, non c'avevo neanche il tempo. Non ci ho avuto il tempo, ma è stato un bene, eh? È stato un bene. Oh, poi ho visto certi, ma mi ha pubblicato due foto sul treno, da certi proprio criticano, se appena scrivi una cosa subito quello devono prendere difese senza sa di che. Datte una carmata, datte una carmata, poi il gaggio, fallo nella vita reale, non lo fa sempre dietro la tastiera, il gaggio lo ti fa fuori. Perché io, la maggior parte delle persone credo che poi quando stanno fuori il gaggio, no, il gaggio intendo la persona che subito c'ha da prendere difese, non lo faresti manco se vedevano che gli menano a sangue davanti a te. Quindi la vita è fatta per scherzare, via troppo sul serio, perché chi si prende troppo sul serio poi rimane sul serio come uno scemo, eh? Consiglio di vita, poi fate come ne pare. Poi mi rimetto pure a rispondere a tutti, oh, dovete avere pazienza, raga. Ieri sera ti dico solo che alle 10:30 sono crollato come ragazzino, sono proprio crollato. Ah, allora, sta profumazione qua, ragazzi, è troppo buona, cioè è troppo buona, è delicata, è a lilla e liquirizia. Però mischiate insieme, miscelate insieme, non senti la tonalità forte o, diciamo, bella persistente della liquirizia, ma senti tutte e due, quindi c'è un vortice di profumi che ti sale dentro al naso, ed è fantastica, ma proprio fantastica. Cavallo? C'ho qualche allergia a qualche cosa oggi, eh? Comincia il polline, per me è un dramma. Riempite bolle, bollicine. Allora, ragazzi, potete utilizzare, ieri mi ha fatto vedere quel ragazzo, il barbiere professionista, no? La tecnica, quella italiana del montaggio del sapone. Che al di là faceva pure mio padre, ogni tanto faccio pure io, cioè lui dice di prendere il pennello e fare questi movimenti qua, vediamo se riesco a farteli vedere, no? Per vedere quando c'è la giusta compattezza della crema. A me purtroppo però non sono professionista, sono uno che fa i video a casa, quindi casareccio, mi piace, devo montare il ciotolo, non c'è niente da fare, mi piace. Sicuramente quello è un discorso che si fa anche per andare più veloci, ma io stamattina mi devo prendere lo spazio mio, sono 4 giorni che non mi rado, se permetti, mi desse una cosa di piacere. Acquetta. Sono ritornato a Roma, regà. Io chiedevo su, ma qua le buche io non l'ho viste qua in città, ma com'è? No, no, ci sono. Non ho visto una buca. Non è per parlare per forza bene, eh? Però sono ritornato a Roma, ho preso la macchina, ho guidato, i primi 10 metri, cioè, differenza c'è, eh? Poi un'altra cosa, qua a Roma, se tu stai al semaforo, no, e scatta il verde nel quella frazione di centesimo di secondo, c'hai 10 clacson che suonano. No? Che poi il semaforo dopo, quello che ti ha suonato, quando scatta il verde fa finta di niente, si addormenta al semaforo. Oh, su uno, ho sentito solo uno che suona il clacson, solo uno. Sarà stato perché sono stato 2 giorni, ho girato poco, non tanto, non sono stato nel traffico magari quello l'ora di punta. Ma città fantastica, dal punto di vista mio. Poi a me piace, eh. C'è cazzo. Eccoci qua, belli pronti, no. Io c'ho oggi c'ho l'allergia, c'ho qualcosa che mi sta dando i nervi. Sì, c'ho qualche allergia. Polline. Comincio a tirare polline e macello. Mamma mia, senti che profumo che fa, senti che roba. Ah, è finita questa, non ce sta più, quindi inutile che la vada a cercare. Quanti peli c'ho. Aspetta, ne dobbiamo un po' di più. Oh, che c'è? Prego. La terza bussata. Sta entrata al Papa. Non stava a dire che. Gentile, elegante proprio. Raffinatezza in persona.
Mi raccomando. Vedi, allergia. Lo so, ma devo godere il momento di relax. Che vuoi? Che pretendi pure? Ma il profumo. Allora, io stamattina questo l'ho passato sulla belga, perché intagliava proprio. Mo speriamo che non mi deluda. Eccezionale sto rasoio è eccezionale proprio. Dopo 4 giorni non me la devo. No, che 4 giorni? 3 giorni che non me la devo. Mi fanno auguri di buona Pasqua, grazie, ma devo aspettare un attimo. Guarda che roba qua. Ma che è che mi sta venuta tutta sta allergia, oh?
Vedi allergia, va? Vedi? Va pure qua. Mi sta piano. Mi sono antistaminico stamattina perché è brutta sta storia. Sta, eh? Brutta? Brutta. Aspetta un attimo. Quando c'è il barbone ignorante poi è un macello, eh? Barbone ignorante e il macello proprio. Ah, mo sì che è liscio. Ah. Rilassi un attimo, no? Anzi, oggi è bella giornata, domani dicono che forse piove. Quindi figurate un po'. Devo capire che cacchio sono sti cosi qua. Sti punti rossi d'allergia. Ho qualche zanzaretta. Allora, via. Lo faccio un po' d'obbligo. Fatti sapere una cosa, che c'ho il camisori, c'ho il camisori, volevo utilizzare oggi, però barba troppo lunga, poi lo sai qual è il problema, è quello lo devo utilizzare con una mano, è troppo difficile. Vedi? Lo fa così, ma a seconda del pelo tuo come cresce? Rumori sospetti a casa. Ha finito? Aspetta.
Ma cazzo, scusa, che bolla che c'ho, oh, impressionante, oh. Guarda qua. Guarda che roba che mi è venuta fuori. No, aspetta, aspetta. Aspetta. Lo so. Lo so, che te devo fare? Guarda tu, ma guarda te che roba, oh. Devo capire che cosa è che mi sa da fastidio, raga, una cosa impressionante, mi pizzica tutto, ma sta pizzicando stamattina, saranno sti cosi, sti pollini, perché io ero allergico da ragazzino, o adesso non più però, cioè non più, molto di meno. Ah, oh, eccoci qua. Finalmente abbiamo finito. Oh, ottimo il sapone, ottimo proprio. Aspetta che mi sciacquo il viso. Allora. Oh, oh. Guarda te, guarda, guarda, guarda. Ah, vedi? Porca. Caroca, ma questo è qualche pizzico, c'è qualcosa che mi sta pizzicando, è possibile, oh. Da stamattina che sto così. Oh. Sicuramente qualche pizzico di qualche animale. Eh sì, qualche pizzico, dai, qualche pizzico. Vabbè, detto questo, no, semplicemente adesso, vabbè, parte, vabbè, che è buono il profumo, perché è buono il profumo, però non avendoci poi abbinato l'aftershave, io ce la metto questo qui, questo, che è buono, e c'è una bella piramide olfattiva. Aspetta. Oh. Buonissimo. Mamma mia, bella, cioè, l'abbinamento è buono perché è floreale in tutti e due i casi, molto floreale. Sti cazzo di insetti ogni volta, uff. Guarda, quando arriva l'estate è un macello per me. Caffè. E mo che mi manca da provare? Che mi manca? A me manca una cosa da provare. Vediamo sto club, ma no, se funziona, se tiene, se non tiene. Allora, una piccola quantità di cielo usando il pettine, distribuire le forme del proprio finger per sentire una copertura desiderata. Va bene, proviamo. Ah, vedi, si deve bucare come una volta, come il crystal ball. Se buca, si è bucata. Va messa sul pettine. Madonna è dura, oh. Ma che? Ma che è il patè? No, sembra un'altra cosa. Sembra un'altra cosa. Profumo non è male. No, già c'è sta quello che sta ora di, ma di che sa? Vista così sembra un po' una cacchetta. Diventato biondo.
c'è baffi biondi, no. Huh? Aspetta, mi sa stai un pelo, se ne è nato. Vabbè, per quanto riguarda lo spostamento dei miei, cioè la messa in piega del baffo va più che bene, perché se l'è tirati, anche se ho messo forse un po' troppo di prodotto. Tende a seccarsi stile pro raso, questo sento, però l'efficacia, boh, non lo so se è uguale o meno, non te riesco ad interpretare ora. Stiamo lì su per giù, eh. Qua lascio sto marrone, qua sembra una tinta, sembra più. Vediamo quanto ci mette a sciacquarsi. Ok. No. Sembra, non vorrei dire, poi fra due minuti mi si smonta tutto. Sembra tenere. Consistenza, raga, è come quella della pro raso. Che vuoi, Pi? Sì, stiamo là, dai. A parte che io ho sto baffo più lungo, vedi? Lo dovrei arricciare. Però stiamo lì, eh. Consistenza è quella. Però è molto più lavorabile rispetto al pro raso, che tende subito a si secca subito e basta. A me non dà soddisfazione, dispiace dirlo. Non male, dai. Buona. Te la consiglio. Te la posso tranquillamente consigliare, perché non è malaccio. Ok, detto tutto, quindi ragazzi, io sono ritornato. Se rivediamo pure domani? No, domani non lo so se gliela faccio. Domani non lo so perché mi devo spostare. Vediamo, casomai poi registro e pubblico in serata, che te devo dire, in tarda serata, d'altronde è periodo di festa. Quindi, mi dispiace che non te puoi più comprare l'Hercules, perché non ci sta più. Noi ci vediamo, io ti faccio tanti auguri di buona Pasqua a te e a tutti i tuoi cari. Ci si vede in settimana, dai, raga, in settimana. Ciao a tutti quanti, ciao e grazie. Ciao.